Siamo nel quartiere Le Fornelle, cuore della città di Salerno. Qui un progetto Muri d'autore ha rivitalizzato il rione con le parole del poeta salernitano Alfonso Gatto. Un museo a cielo aperto, esempio di coabitazione pittorica e poetica, pulsante di vitalità e bellezza. E il rione Fornelle, nel centro storico di Salerno, ancora poco conosciuto ai turisti, che nel segno del poeta Alfonso Gatto, nato proprio qui nel 1909, continua ad essere protagonista di stupendi murales. L'ultimo lavoro è stato realizzato dall'artista napoletano Vittorio Valiante in compagnia di tanti giovani nell'ambito del progetto Art Worker Giovani Creatività Lavoro promosso dall'Associazione Arteteca, l'Università degli Studi di Salerno e l'Associazione Sagapò. L'opera è stata apprezzata nel quartiere che dal 2014 ha cambiato volto con il progetto Muri d'autore, coordinato dal presidente della Fondazione Gatto Filippo Trotta, il pittore Grimpino e il poeta Valeriano Forte, e al quale hanno partecipato ben 15 artisti. Il progetto di street art nel nome di Alfonso Gatto, poeta con la valigia in mano, penna della resistenza, giornalista e finanche attore e di tante altre voci del Novecento, si snoda in diversi punti della città, in via Velia presso le scalinate dette dei Mutilati e nei vicoli di via Mercanti. Sono di Salerno e notavo che ci sono dei vicoli assolutamente sconosciuti e meravigliosi, purtroppo poco pubblicizzati, veramente molto belli. Dovrebbe più propaganda, più pubblicità per queste cose, se vengono i turisti non li fate venire qua, almeno vedono una cosa diversa, no, li fate. È vero, le tappe sono sempre le stesse. Sì, ma non lo sanno organizzare, ti dico, allora, c'è il giardino della Minerva, stanno sopra, no? Sì, sopra. Sì. Se sbarcano le navi, vi date la guida giusta. Arrivano fin qui. Sì. Allora, fate fare il giro delle Fornelle, giusto? Portato l'ascensore, vai per dire, almeno poi a piedi scendono via passo, ti fa tutto che arrivano al Duomo, e si vedranno per Santa Sofia e il Duomo, invece no, ti fanno venire a piedi, poi via tasse che arrivano, arrancano, che sono anziani, tutti ci danno da solo, andate a vedere il Duomo, e finisce lì. Passeggiando nel rione Le Fornelle, ancora tutto da scoprire, infine ci si imbatte in un murales in ricordo del pittore salernitano Gaetano Esposito, morto nel 1911 a Sala Consilina.